Molto figo, molto particolare. Sì, soprattutto in metallo. E in alluminio. In alluminio. Molto leggero, praticamente inesistente. E abbiamo anche degli ospiti. Guarda che. Allora? Allora? Sei diso? A posto? Siamo seri. E piace? HD, no? Questa è la cosa più bella che mi sia mai capitata in un video. Ma va bene, adesso. Vuoi portarmi via anche te? Ma sumo in quel di. Adesso anche con la telecamera. Hey, cari yeah. Ragazzi, salve da SMT Airsoft, oggi qua S T M adesso arriva in versione migliorata, cari ragazzi. Oggi M in versione migliorata, eccolo! Ragazzi, il nostro compagno di squadra John Laura, che oggi ci presta un suo fucile per fare un'accensione. Quindi per cui diciamo grazie a John Laura, andiamo sul suo canale che è in descrizione. E mettiamo mi piace, perché troverete l'unboxing qua. Qua sopra. Cliccate la sua faccia per l'unboxing di questo fucile. Che fucile è questo? Allora, ragazzi, questo è un ICS M4 Transformer UK1 versione lunga. C'avevo caldo, non peraltro. Vai avanti, non farci caso, okay. Siamo mongoloidi. Tu parla. Io intanto ti vedo in intervista, tipo così. Bene, bene, bene. Allora, iniziamo. Vabbè. Iniziamo dal calcio. Questo fucile è un calcio bellissimo in polimero dall'ICS originale. Non l'ho ancora cambiato. Sono 5 o 6 regolazioni? Queste sono 6. Ehi là là. Poi non ha un minimo di gioco, tendo a sottolineare. Oh, ho spoilerato, vabbè, ma niente. Perché sto ricordando la versione di prima che abbiamo fatto. Non ci sono versioni, facciamo soltanto un chuck, non è vero? È più bello adesso. Bugie. Bugie. Vai, comunque, calcio in polimero molto fatto da Dio, molto fatto da Dio. Non balla neanche un mezzo, cavolo, appena mezzo millimetro. Non si muove un cazzo. In questo fucile qua ha una solidità comodo, pazzesca. Pazzesca. In polimero il calcio, come in polimero sono anche la grip. La grip. Abbiamo il caricatore, ovvio, non è anche tanto. E abbiamo le tacche di mira anteriore, posteriore e anteriore, entrambe flip up. Carica, ci vuole, vorrei aggiungere flip up. Con calma ci arriviamo, con calma ci arriviamo. Ma qui siamo esattamente avanti, esattamente. Ragazzi, nuova versione, con i pallini che si vedono. Si vedono veramente fatti. Fatto bene, giri una Nutella, ti pesca metà caricatore, quindi per ci sta Vice, alla grande. Scambi per una Vice media? Quel caricatore di Vice ce ne vogliono. Due Vice. Per due Vice magari te lo scambia. Aggiudicato. È andato. Ragazzi, abbiamo gusci in metallo, ok? Frontale in alluminio. Questo fucile ha un frontale molto particolare, perché permette il posizionamento delle slitte dove si vuole, ok? In una scatola ti arrivano quante slitte? 3, 1, 2 e 3. Che hanno una caratteristica particolare. Esatto, hanno 3 fori, sono in metallo, non sono di plastica, quindi sono molto stabili, molto dritte, molto precise, molto lineari. Altro che avevo da dire su questa slitta qua è che comunque non è... puoi metterle solamente laterali e sotto. Esatto, perché sopra perché, comunque c'è un monoris che è monolitico, esatto, e enorme. Certi molti ce l'hanno laterale, sono questo invece no. Sì. Una rampa di atterraggio decollo. Sì, veramente. Praticamente sì. Molto preciso anche come assemblaggio, eccetera. I pezzi sono veramente... Non nessun tipo di slivello, nessuna sbavatura. No, non c'è nulla fuori posto. Lo pagate... trecentino, questo fucilino qua, sì, no, giusti, qua... Però sono soldi ben spesi, sì, sì, sono sì, soldi veramente ben spesi. Se vuole comprarsi un fucile a un budget sui 300 euro, io questo qua personalmente glielo consiglio, perché è uno dei top che si può comprare assolutamente, attualmente. Assolutamente. Attualmente anche come
upgrade, possiamo dire. Sì. È completo, è un fucile che è compatibile ovviamente con tutti i pezzi aftermarket che vuoi comprare online. L'elettronica tra l'altro è molto 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 bella di questo fucile qua, che in pratica il pistone, una volta messo in sicura, ritorna a fine corsa. C'è lo sgancio molla in automatico. È un rilascio pistone. Automatizzato col selettore. Esatto. Vabbè, Tuzzo, tieni questo e fai tipo intervista. Capito? Prima era si utilizzava il pulsante. Sì. Ora invece dietro addirittura essere safe, il pistone torna normale. Quindi ora parliamo delle interni, anzi di un'altra cosa. Questo fucile è scarrellante. Questo è scarrellante, ragazzi, esatto. Scarrellante meccanicamente, veramente fatto bene. Ora però parliamo, dato che hai già aperto, parliamo, te tutto per favore ci parli degli interni di questo fucile. Allora, illustriamo quali sono le novità qui. Innanzitutto riprendo da dove ti sei interrotto, cioè che questo fucile è blowback, ovvero è dotato di questo meccanismo di scarrellamento che viene azionato ovviamente dalla batteria e quindi dà anche un realismo maggiore. Unica cosa, ricordo di usare l'ipo da 7.4. Sì, da 7.4 viaggia come una non 11. Superiori, cioè oddio, si potrebbero usare le 11.1, però la mia esperienza vi dice di non farlo, perché io avevo uno scarrellante della GAG che erano i Top Tech, con la 11.1 dopo un mese è andato. Questo pezzo qui si è completamente spaccato, è proprio andato. Perché girando troppo forte lo vai a rischiare la rottura. Dato che state notando tutto quanto in live, potete notare una cosa in particolare di DCS. Esattamente, una cosa molto figa dell'ICS è la regolazione dell'op-up conica, quindi molto più semplice rispetto alle classiche rotelline che c'è da avere le unghie lunghe 20 cm, se no non riesce a regolarlo. E abbiamo la T, non la T, la T op-up, tagliamo, in metallo. Quindi altra nota molto positiva per questo fucile, questa T in metallo. La facilità di smontaggio di questo fucile in live è un qualcosa di incredibile. Guarda, è talmente facile che potrei riuscirci addirittura io. Vabbè, non ridiamo dal pubblico, non rida pubblico. Non spariamo cagate qua, però ecco, che facciamo capire. Ripasso la canna. Bravo, la canna è sempre una buona cosa a passare agli amici, ragazzi, perché ricordate. Un attimo al gruppo Aria, volevo precisare che abbiamo un pistone in pom arancione dedicato per ICS, rinforzato. Rinforzato non vuol dire che è tutto in metallo, ma agli ultimi quattro denti in acciaio, mentre invece i primi sono in pom. Però qui abbiamo una bella robustezza, quindi tempo di cambiarlo ne passa. Che cazzo è il pom? Il pom è materiale tipo plastica. Ma in quei posti. Una plastica un po' morbida, purtroppo. Vabbè, però questa cazzo. È quella che è. Io non ho capito un cazzo. La canna è o? Abbiamo una canna da 6.02 o 3. 6.0 bla bla bla. Come funzionano tutte le canne? 2006 mesi. Tu hai detto del rilascio pistone. Altra cosa interessante è l'ingranaggio conico presso fuso a pezzo unico, e quindi praticamente questo riduce il rischio di sgranature veramente tantissimo, tantissimo. Quando un fucile sgrana 8 volte su 10 è il conico che parte, perché ha i dentini in fusione doppia, quindi più delicati. Invece in questo fucile, in questa linea, avendo la presso fusione, quindi monoblocco, monopezzo. Esatto, monopezzo lavorato. È molto, 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 molto difficile sgranare. Ci abbiniamo una 7.4 e qui si va avanti puliti per secoli e secoli. Che cazzo avete detto? Amen, bravo, amen. Cioè, amen. Amen, cioè. Io vi benedico. Cioè, adesso, ragazzi, in nome di... Adesso passiamo alla parte più interessante. Perché hai acquistato questo fucile? Allora, io ho acquistato questo fucile qua, a parte che io vado matto ultimamente per gli M4. Ma questo qua è un M4. Vabbè. È un po' di grasso come lo lascio. Dopo. No. Sei al 3D. Vai, non lo so. Perché hai preso questo fucile? Vabbè, a parte che è un fucile che mi piace. Poi, per il ris lungo, con la possibilità di attaccarci laser, di attaccarci
la torcia, di personalizzarlo come vuoi, comunque, perché lo puoi mettere anche lateralmente, esatto, qua in 45. E poi questo qua lo uso da caccia grossa, quindi... caccia grossa. E comunque anche lui piace le cose lunghe, hai visto? La caccia del sabato sera, quella caccia. Però comunque a comodità, ecco, anzi leggerezza, bilanciamento, allora, questo, comodità, dato che comunque tu hai una bella esperienza. Non è un fucile d'assalto, è una carabina. È perfettamente bilanciato. Quando tu miri, hai il peso che è perfetto di un fucile, sembra di impugnare la R15 vero. Beh, è l'esatta replica della R15. Esatta. Anche peso, a distribuzione di peso. È perfetta. È perfetta. Non lo senti veramente addosso questo fucile qua. È veramente qualcosa di incredibile. Pesa veramente poco. Esatto. È veramente fatto bene. Non si muove nulla. Ah, lo puoi usare tranquillamente come bastone per passeggio se vuoi. Guarda, è tutto solido, guarda, sì, un silenziatore. Silenziatore. Da stampella. Brava, vivi, come capisci? Proprio fuori strada. Potremmo provarci, tiriamo via il caricatore e l'unica cosa che potremmo, esatto, possiamo provare a passarci sopra col fuoristrada. L'ha detto, adesso lo facciamo. L'ha detto. Portatile ha subito la prova. È superata. Ragazzoni, diciamo della batteria, che era una nota dolente. Sì. Forse è l'unica nota dolente. Per la batteria, purtroppo, bisogna prendere delle ultra slim, delle batterie piccolissime. Lui può consigliare il modello di Lipo, sì, esatto. UE 1450 74 sono praticamente larghe 5 mm zoppiate e forse ci entrano. Forse. Sì, dobbiamo provare. Purtroppo tutte le volte bisogna smontare 6 viti, bisogna svitare 6 viti, smontare il risse anteriore e caricare. Però io ho visto che c'è la possibilità di incanalare il filo della batteria qua, certo, e c'è già il foro, esatto, predisposto, si può montare dietro. È che mettere il crane al posto di questo bellissimo calcio buono, no, è uno spreco perché è veramente quello che volevo, un calcio così bello, quindi, leggero. Quindi cari ragazzi, ora vi faremo vedere come questo fucile spara a una distanza di 15-20 metri, quindi la sua precisione in generale. Vi faremo vedere anche, vi abbiamo già fatto vedere la prova al crono, quindi cari ragazzi, il fucile è incredibile, 300 euro sono spesi da Dio. Sì, e 300, da Dio, decisamente. 300 euro spesi da Dio, fucile solidissimo, spara bene, leggerissimo, bilanciatissimo. L'unica nota dolente che sinceramente abbiamo trovato, il compatibilità caricatori è abbastanza buona. Fino adesso tutti i caricatori con cui abbiamo provato vanno, quindi per cui l'unica nota dolente di questo fucile secondo noi è il vano batteria. È veramente qualcosa di imbarazzante, non si può. Si vede che fai tiro dinamico duro, duro. Gli piacciono le cose hard e lunghe a lui, hai capito? Quindi cari ragazzi, da adesso è tutto. Datti pure. Ah no, adesso dovremmo dire quelle cose lì, però se non mi gassi, però non ci freghiamo il cazzo, chiamiamo Fabio Minzoni, Gabibbo, a dirle. Facci i suoi saluti. Ciao a tutti ragazzi, grazie per avermi fatto fare video, per avermi non grazie a noi, a tutti, grazie a te e al tuo fucile. Ti piace il tuo fucile. Ringraziamo anche l'Elia, che non è... Il pubblico, ciao pubblico, vieni qua, il pubblico, vieni qua. Ciao ragazzi. È stato la location con tantissime sorprese. Un ombrellone la prossima volta. Sì. Potremmo anche pensarci, ragazzi, la prossima volta vedremo questa location qua per un rave, perché è qualcosa di veramente incredibile. Sporcaccioni. Quindi, cari ragazzi, da est è tutto. Ti anche. E da John anche. Ed è lì anche. Ciao ragazzi. Che la parte in basso, come sempre, la parte in basso, bravo. Faccio la parte in basso. È in plastica, è ABS. ABS, come fa l'ABS? Che cazzo ne so come fa? Bravo. Invece no, il carrello ce l'abbiamo in metallo. Siamo sicuri? Quindi ho l'estate.
E cosa volevo dire d'altro? Ma è più costante, ecco. È più costante ovviamente come potenza, ecco. E spreca anche più gas però, perché essendo il pressore tirato sulla CO2 che è più duro, sì, sì, fa uscire più gas, quindi però se il caricatore, gas, il caricatore tutto devo fare tranquillo. Tranquillamente tutto. Mm. Anzi, precisiamo che comunque il gas d'inverno, prospera. Quando sì, fa appena appena più freddo il gas tende